sembrano accese per me. È tutta mia la città. Tutta mia la città. Un deserto che conosco. Tutta mia la città. Allora, dopo essere stati sul fiume in compagnia dei canottieri di Rumon, torniamo a parlare di fiume. Abbiamo in collegamento Claudio, che in questi giorni, Claudio Sisto, che in questi giorni sulla sua bacheca Facebook ha più volte posto domande e fatto riflessioni su un tema cittadino, motivo per cui l'abbiamo voluto oggi in trasmissione con noi, ovvero la realizzazione di una spiaggia lungo il Tevere. Precisiamo subito che non vogliamo discutere sulla bontà o meno del progetto, perché ognuno di noi lo valuterà giustamente come ritiene, che siamo qui per capire come siamo arrivati a questa decisione. Noi abbiamo voluto raccogliere appunto la testimonianza, le reazioni di chi lungo il fiume ci lavora, come fa Claudio. Claudio, intanto spiegaci questa definizione di fiumarolo, cosa vuol dire, così anche i nostri ascoltatori ne hanno un'idea. Buongiorno. Buongiorno. Sono un pescatore di anguille, i famosi barcaroli. Ecco, quindi tu, diciamo, vivi e lavori lungo il fiume. Vivo a casa mia, ma lavoro sul fiume, quindi vabbè, ci passo più giorni, più tempo lì che a casa, quindi essendo il mio lavoro. Senti, anche per far capire un pochino meglio l'importanza, insomma, di quella che è questa attività, ci racconti, noi sappiamo di uno scambio, diciamo, con delle persone francesi che sono venuti qui e hanno un po' studiato questa realtà, ci racconti quell'esperienza? Ma in realtà non è che sono andati a studiare, si sono meravigliati che a Roma non esistiamo più e quindi hanno comunque trovato me per poter fare una storia documentata. C'è un documentario che è girato su France 3, perché in Francia invece i pescatori di anguille sono tutelati dallo Stato attraverso dei finanziamenti, li hanno museizzati, li fanno partecipare a delle attività per far conoscere un lavoro ormai sparito, però non li hanno comunque messi in condizioni di non poter fare più niente, anzi. E quindi sono venuti qua a Roma e hanno passato un po' di giorni con me in barca per vedere questo lavoro fatto qui nel Tevere a Roma. E le reazioni? Le reazioni da parte loro? Sì. Beh, diciamo più o meno il lavoro è uguale in tutto il mondo. Sono rimasti a bocca aperta, che dice: ma qui lo Stato, il Comune non fa niente per voi? No, assolutamente non fa nulla. Senti, Claudio, in realtà voi vi siete anche un po' rammaricati, no, per questo progetto che è stato presentato, che tra l'altro non è neanche un'idea nuova, se ne parlava già con Rutelli, però ci spieghi qual è il motivo del vostro rammarico, che non è, sappiamo che non è concentrato su il progetto di per sé, però su come ci si è arrivati.
Allora, chiunque si occupi di Tevere a livello istituzionale, ben venga. Più che se ne parli, che facciano bonifiche, spiagge, insomma, va benissimo. Il problema è che le istituzioni devono imparare a coinvolgere chi lavora dentro un territorio, perché noi possiamo, e parlo al plurale perché comunque rappresento una categoria di pescatori di anguille, rappresentiamo forse qualcosa delle persone che sanno più degli altri, più dei tecnici, più degli studiosi, ci viviamo, quindi va da sé che sappiamo com'è il problema e quello che servirebbe prioritariamente. Una spiaggia comunque va bene, non è un problema. Senti, Claudio, sappiamo, leggendo la tua bacheca, che però ti sei arrabbiato per un motivo proprio particolare. Una foto. Ci spieghi cosa è successo e perché questo ti ha infastidito? Di che foto si tratta? Allora, in auge a questa notizia che il Comune di Roma sta allestendo una futura spiaggia sul Tevere, un noto giornale quotidiano di Roma, se posso fare il nome me lo dite voi? Ma ne viriamo, tanto è, okay. credo che sia abbastanza evidente. Un noto giornale quotidiano della cronaca di Roma ha pensato bene di fare una fotografia a una postazione di protezione civile volontaria situata su Ponte Marconi e mettendo sotto un titolo Parco del Tevere a faccio sul degrado, cioè praticamente per questo giornale la protezione civile è uguale al degrado, e questa cosa mi ha infastidito non poco, perché faccio parte di questa struttura di protezione civile volontaria, e se per questo giornale chi sta lì 24 ore al giorno a presidiare il fiume, a fare attività di protezione civile, tagliare l'erba, pulire, togliere i rifiuti a degrado, credo che insomma debbano studiare qualche cosa, ecco, di nuovo. È possibile secondo te che questo scambio, diciamo, questo scambio di vedute fra degrado e invece cura del fiume sia dovuto al fatto di poca conoscenza o malafede, secondo te? Credo che siano tutti e due gli ingredienti di questa torta. Senti, ma è stata fatta una correzione qualche giorno dopo? In ma genere, io no? Ho intercettato il giornalista che aveva postato questa foto sul suo quotidiano, ma non ho avuto delle risposte positive, anzi mi ha anche attaccato in modo anche inopportuno. Ma no, sai, noi ti abbiamo voluto far parlare di questo episodio perché al di là di quale possa essere il quotidiano che ha compiuto questo errore, si va a colpire una realtà, un'istituzione come Protezione Civile che sappiamo benissimo essere sempre in prima linea nel momento in cui si tratta di fare un servizio ai cittadini, no? Quindi veramente ci sembrava doveroso raccontare questo perché sappiamo non solo, ma sappiamo anche l'importanza del lavoro di Protezione Civile lungo il fiume, quindi a maggior ragione ci sembrava doveroso raccontarlo. Claudio, se tu potessi lanciare un po' un appello all'amministrazione per il lavoro che voi fate, l'attività e l'esperienza che avete, cosa ti sentiresti di chiedergli? Allora, a parte il fatto che appunto volevo un attimo ancora concludere il discorso di questo articolo giornalistico dicendo velocemente comunque, perché stiamo andando verso la chiusura, sì, Claudio. Abbiamo i numeri da poter dimostrare a questo giornalista che dice delle corbellerie, abbiamo proprio i numeri perché siamo dei concessionari. Okay. Per quanto riguarda le istituzioni abbiamo dei timidi contatti per adesso, quindi magari sarebbe opportuno che si rafforzassero e potrebbero essere magari contatti più fattivi e continuativi, se vogliono essere aiutati. Poi chiaramente se non vogliono, che hanno loro tutte le capacità organizzative e strutturali, va bene così. Però diciamo che visto che vi state rivolgendo a coloro che della partecipazione e della trasparenza hanno fatto un po' un cavallo di battaglia, uno poi spera di poter essere ascoltato, no? Vediamo come adesso c'è l'agenda Tevere, insomma ci sono degli incontri, io vi terrò aggiornati, vediamo come vanno avanti le storie. Certo. Timidamente mi stanno contattando, molto timidamente. Molto timidamente. Va bene, allora noi Claudio ti facciamo gli auguri di buone feste, buon Natale e magari ci risentiamo con l'anno nuovo per avere qualche aggiornamento rispetto alla vicenda Tevere. D'accordo, grazie. Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao. E prima di salutarci vi ricordiamo la nostra mail dove potete scriverci onde così affrontare i problemi, roma@testaalta@gmail.com, e tanti auguri di buon Natale insomma e buon anno nuovo. Sì, a testa alta chiude per un paio di settimane, tranquilli.
e sarà di nuovo in onda a partire dalla settimana successiva alla Befana. Non abbiamo appuntamenti da darvi se non quelli che voi crediate utili in termini di beneficenza, solidarietà, famiglia, amici e quanto di utile possa esserci in una, società che noi auguriamo più giusta e felice per questo 2018. A tutti quelli che sono stati i nostri ospiti e che lo saranno nelle prossime puntate va il nostro grazie e il nostro augurio più grande e sentito. Ai nostri amici della regia un caro abbraccio, alla radio che ci ospita un imperituro ringraziamento per la possibilità. A tutti voi, fate i buoni, che poi ai cattivi in fondo va sempre a finire male, ci pensa la giustizia divina. Eh no? Sì, eh sì. E allora noi per questa puntata è davvero tutto, ci rivediamo, ma piuttosto ci riascoltiamo nel 2018 e quindi buon Natale. Ci vediamo sulle pagine, dai. Ah, quello sicuramente, sulla nostra pagina Facebook. Buon Natale e buon anno da Alessandro Cozza e Giorgio Carra. Conquistano la vita, fieri come fiori, cresciuti sulla strada, a testa alta, comincia un'altra sfida. A testa alta e passa la paura.